Andiamo di nido al jig subito, senza troppi ripensamenti. Sì, dai, andiamo di nido al jig immediato. Dove la canna lì? Sì, non c'è molto fondo, ma va bene. Una palamita può girare. Prima o poi qua il pesce passa di sicuro. Cos'è? 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 È partito un pesce cattivissimo che non so cos'era. C'è ancora sotto i piedi, eh. Allora, mentre recuperavo a palla, mi ha seguito, incazzato nero, un pesce che, non so, mi sembrava un mackerel. Allora, sti punti, sai cosa facciamo? Proviamo a mettere, prima di spostarmi. Vediamo se ritorna sto pesce. Un po' di vita l'ho vista già, eh. Eccolo qua. È un pesciotto. Potrebbe essere un po' un baracudino. Ce l'ha la tirata da baracudino. Comunque, primo pesce della giornata. No, è quello che avevo visto prima. È una palamita. Una palamitozza. Prima palamita of the day, che non tirava praticamente una pippa. Non è un pesce piccolo, assolutamente. Cioè, se ne sono viste di molto più piccole. Sul deep walker adesso vediamo se riesco a evitarmi il bagno. Yeah, no, non mi voglio infilare una ancoretta nel dito. No, ma piano. Primo pesce della giornata, una palamita sul deep walker da 70 grammi. Pesce bello nervosetto adesso, perché prima non tanto. Prova a rilasciarla andare, che dovrebbe partire. Sì, direi ripartita. Direi che è ripartita bene. Allora, di qua si scende. Anche benino. Punta fantastica. Opla. Ora mi sa che mi tocca. No, non mi devo neanche bagnare, o meglio, se voglio posso bagnarmi, faccio una corsetta così e via.
direi che posso fare due lanci. Ah, mettiamo lo zaino all'ombra, va. Cosa fai lì? Ti passo sopra, non ti preoccupare. Me ne vado solo a fare due lanci. Non ti inquietare, granchio. Non fare caso a me. Continuiamo col deep walker, va. Mamma mia, che punta. Che punta. Che punta, ragazzi. Guarda quanti granchi di... No, vabbè, tanta roba qua. Tanta roba. Guarda i granchi che si menano. C'è un paio di granchi che facciano rissa. Si stavano picchiando. M'ha picchiato! L'altro granchio m'ha picchiato! Qui nel momento giusto ti può entrare di tutto. Tonno, ricciola, palamita, pesce lucertola. Potrebbe dare tutto e dare niente. Vabbè, un pesce l'ha già dato. No, facciamo ancora sto lancio così. E poi andiamo a bere un po' di succhino. Ehi, ci stai, fichi fichi con me. Facciamo fichi fichi insieme, dai dai. Ehi, ci stai, fichi fichi con me. Facciamo fichi fichi insieme, io e te. Fichi fichi. Fichi 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 sulla spiaggia che scotta, è arrivata la botta, arrivano la botta sotto l'albero di cioccolata. Ah, la quetta bella tiepida scaldata dal sole. Rieccoci in pista. Ho rifatto il leader perché aveva delle strane tacche, non lo so se magari aveva toccato una roccia ieri, non lo so, boh. Per non rischiare e non sapere come sempre né leggere né scrivere, io lo rifaccio. Adesso facciamo così, così, così. Montiamo un jig. Quale jig? Non lo so. Sardine slider, 100 grammi. Mi sembra una bella opzione, no? Mi sembra un'ottima idea, dai. Riguadagniamo la punta. La puntazza. Il carrozzone va avanti da sé. Bastardo, il gabbiano ha tirato giù un chilo di merda. Meno male che non mi ha preso. Ancora urli, pezzo di merda. Guarda lì, ha fatto una cacata. Un chilo. Vicino, era vicinissimo. Se mi pigliavo mi facevo una doccia di merda. Meno male che non mi ha preso. Oh, 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 eccolo! Molto vicino al fondo, ho mangiato. Non è un pesce enorme, ma da delle belle testatine.
lo vedo, è qualcosa di identice. Opa, è qualcosa di identice. Bello, bel pesce, bello bello. Bene 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 bene. Sul sardine slider lo mettiamo qua nell'acquetta. Cercava già la roccia, eh? Che infame. Questo è un buon segno, vuol dire che il fondale è quello che cercavo. Magari potrebbe uscire anche la mamma, nelle prossime ore. Sardine slider da 100 grammi, lavorato lento vicino al fondo. Un pesce magnifico che andiamo a rilasciare, eh? Ok, mi sembra pronto per ripartire. Andiamo. Veloce, veloce, veloce. Non troppo per non cadere. Ci siamo. Vai. Eccolo lì, eccolo lì. Perfetto. Perfetto. Ripreso subito. Bene così. Due pesci, due rilasci. Beh, direi che è ora di mangiare, eh. Mamma mia, che untaggine. Guardate che pranzo da bestia. Significante. Lasciando perdere l'aspetto estetico e anche di gusto, comunque stiamo parlando di una pasta fatta ieri sera, poi lasciata in frigo, fatta riprendere stamattina con un po' di uovo. Comunque, a parte l'aspetto estetico, è cibo. Sul gusto, vabbè, sentiamo un velo pietoso, ma vi posso assicurare che ho mangiato di peggio in certi villaggi turistici all'estero.